I tifosi del Napoli si sa sono bizzarri, coloriti e originalissimi quando si tratta di inventare striscioni, sfottò, animare lo stadio del San Paolo per supportare come si deve i propri beniamini, ma anche allo stesso tempo umiliare con una certa classe i rivali sul campo. Il benvenuto alla Juve riservato a Cristiano Ronaldo è stato a dir poco sui generis e men che non si dica destato l'interesse di tutto il mondo. Sulle bancarelle di mezza Napoli infatti sono apparsi rotoli di carta igienica con il volto di CR7 in bianco e nero. Uno sfottò che non ha bisogno di essere spiegato e per questo ha trovato una incredibile risonanza sui social, dove sono apparsi centinaia di foto e post pubblicati da turisti più o meno a favore di questa stramba iniziativa. Cristiano Ronaldo siamo abituati a vederlo sulle copertine, sul campo da calcio, magari su un set fotografico mentre posa per il suo brand di biancheria intima, ma mai ci saremmo aspettati di vedere il Golden Boy ex Reale sui rotoli di carta igienica. Eppure a ben guardare i tifosi tempo fa avevano riservato un simile trattamento a Gonzalo Higuaín in occasione della festa per i 90 anni del Napoli nel 2016. Come avrà preso l'iniziativa napoletana Cristiano Ronaldo? Siamo sicuri che il pallone d'oro riuscirà a fare business anche dai rotoli di carta igienica con il suo volto stampato sopra.